Strepitosi, e ascoltate bene lo score, signori e signori. Vito e Stefania sono campioni europei 2009, campioni al Roma Salsa Festival 2008, campioni al Roma Salsa Festival 2007, semifinalisti al World Salsa Championship in Miami, USA 2009, vincitori dei campionati del mondo ad Hong Kong in Cina. Non c'è da aggiungere altro, cara Gianna, vedi? Io te lo dico sempre, vedi? Cosa? Vedi? Vedo. Quindi? C'è. Vedo anche. Però io sono più alta. C'è lei? Sì, sono come? Ai tacchi. Brava signora, un caffè pagato qua. No, ma se mi diciamo che siamo uguali. Come così? Con la pancia. D'altezza. Loro sono davvero... rappresentano l'Italia, sì. Io oserei dire, lo dico, mi assumo la mia responsabilità, rappresentano l'Italia. Posso garantirti, io ho letto per curriculum perché abbiamo anche preparato in questi giorni degli spot video da lanciare, virali, di social network, anche televisivi. Non finirà più il curriculum, Gianni, è una cosa proprio un'odissea, anzi una divina commedia quasi, quindi vedo che insomma tutti quanti ha pensato, vedo davvero mai stanze, è il caso di dirlo. A questo punto io vorrei conoscervi, passiamo per dover di galanteria dalla nostra Stefania Rede. Prego Stefania. Sono Stefania Rede, sono di Rete, con voi, il nome della figlia in Italia e all'estero nel mondo, e continuate sempre a seguirci perché il vostro calore è la nostra forza, quindi grazie per essere qui. Questo è il quarto, quinto anno che noi siamo presenti in questa manifestazione e ringraziamo Cristina e Mariana per averci invitato e che dire, grazie a voi per essere qui stasera, grazie. E grazie a te Stefania. E a questo punto io passerei il microfono al nostro campione, al capo di libro. Ok, quindi parlaci un po' dei progetti, cosa vuole in pentola, perché so che ci sono davvero delle chicche. Buonasera pubblico di Bitritto, mi fate sentire il calore? Oh, non ho sentito il calore!
Ok, va bene, è già così, è molto meglio. Perché per tutti noi che facciamo questo lavoro, è vero che c'è passione, ci divertiamo, ma l'energia qui arriva se ce la date voi. Se voi pubblico non ci date l'energia, noi siamo zero. Facciamo un altro bel applauso, uno, due, tre! Ok. Allora, cosa dire? Buonasera a tutti, io sono Tito Ranieri, sono il compagno ballerino onorato di essere accompagnato da Stefania. Questi anni abbiamo avuto la fortuna e l'onore di girare in tutto il mondo, però portandoci sempre il sud nel cuore. E devo dire che quando balliamo a casa, ragazzi, io ho sempre un ripetitivo, ma quello che arriva, il calore che ci arriva dal pubblico di casa, pubblico del sud, perché è Milano, la Puglia, il calore che ci date voi non ce lo dà nessuno. Quindi un grandissimo applauso da per voi, ragazzi. Io, se non è impegnatissima, io vorrei chiamare Cristina sul palco, giusto un minuto. Mariana, la possiamo avere qui sul palco? Mentre arriva, perché? Allora, cosa dire? Sappiamo... chiamiamo l'organizzatrice! Cristina! Ora mi mangerà perché gli ho rovinato tutto il programma che si stava cambiando. Arriva? Ok. Mentre arrivo vorrei dire una cosa, sappiamo tutti che, voglio dire, l'Italia sta attraversando un momento che non è di migliori, però con tanta energia gli italiani che sono un pubblico, un popolo di grandi lavoratori, di grande ingegno, si stanno risollevando le maniche e stiamo ricominciando, come dire, ad andare su. Per tutta la gente che lavora nel campo dell'arte e dello spettacolo, voi dovete pensare che questo è ancora più difficile. Quindi io vorrei veramente un applauso. Eccola, arriva qui. Eccola, Cristina. Perché persone speciali come Cristina, che continuano a credere nell'arte, nella danza, e non per soldi, con il cuore. Persone così sono davvero pochissime. Quindi, signori, un applauso a Cristina, con tutto il cuore che aveva organizzato questo evento bellissimo, per crederci sempre. E per permettermi a noi di continuare a sognare con il nostro lavoro e di trasmettervi le emozioni. Grazie Cristina, grazie pubblico di Dritto, grazie a voi ragazzi, e cosa dire? Speriamo di vederci l'anno prossimo. Vivo Ranieri, se voglio bene, grazie. Grazie a voi ragazzi, è davvero un complimento. E questo rapporto è una cosa che ho avuto il quinto anno consecutivo, davvero. Un rapporto d'amicizia, opera di collaborazione artistica. I bravi potevano accettare, quindi sono piaciuti.